Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro che ritorna in orario, diciamo, pre-estivo, quindi un orario mattutino, come giusto che sia per la lettura dei giornali. Vediamo quali sono i temi della giornata. Beh, il primo tema riguarda ovviamente la questione del terremoto che è avvenuto ad Ischia e per la quale sono morte delle persone, ci sono 2600 sfollati e poi c'è la storia eroica, perché così i giornali che abusano del titolo di eroe, forse in questo caso però in realtà non è del tutto abusato nei confronti dei due fratellini che si salvano sotto le macerie. Beh, vediamo subito quali sono allora da che cosa partire riguardo al terremoto. Tutti quanti i giornali, dal primo all'ultimo, direi praticamente tutti in maniera unanime, dicono che questo è il terremoto dell'abuso edilizio, perché una scossa di questo tipo, soprattutto perché in superficie, oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera che mi sembra forse quella fatta meglio a un sismologo, vulcanologo, adesso non so esattamente come si definiscano, la mia ignoranza è totale, però la sua no, e scrive e dice che la forza G, cioè la forza che avrebbe dovuto distruggere in superficie le case, è stata a Ischia 3 volte inferiore rispetto a quella di Amatrice e comunque del centro Italia di soltanto un anno fa. E sarebbero dovute crollare molte meno case, e il motivo per il quale sono crollate è, su questi giornali tutti quanti inducono più o meno pesantemente, è sull'abusivismo concentrato a Ischia da decenni. E su questo ovviamente c'è la polemica, perché i due corni del problema sono i due fratelli eroi. Uno di questi sostanzialmente avrebbe detto: fratellino, mettiti sotto al letto, e così lo avrebbe salvato, e l'altro è che queste case sono state costruite con gli eroi. Io faccio una specie di cortocircuito che mi sembra che i giornali non facciano. Questi fratellini eroi sono eroi in quanto i loro padri sono abusivi, illegali, perché se 2 più 2 fa 4, se queste case sono crollate è perché sono state fatte in maniera abusiva e con materiali scadenti, quindi c'è il committente e la ditta appaltatrice che hanno fatto gli interessi loro. E dall'altra parte però il committente, cioè il proprietario della casa, sapeva perfettamente di aver fatto un abuso. Pare che addirittura quella casa che è crollata, dove ci sono stati i 3 fratellini che si sono salvati, dovesse essere, mi sembra sul Fatto di oggi, l'ho letto, dovesse essere di 2 piani più bassa rispetto a quello che è stato. Insomma, in questa incredibile tragedia italiana, per cui non c'è mai un eroe senza essere al tempo stesso, ma non soltanto italiana, anche un colpevole. Io non so se così sia, però a leggere i giornali e metterli insieme questo si evidenzia. Divertente il pezzo di Marco De Marco oggi sul Corriere della Sera, perché pizzica il governatore De Luca, il quale dice: ma come, il governatore De Luca aveva detto e aveva difeso tanto con alcune sue norme regionali che io non conosco, ma che De Marco, mi fido, conosce bene perché conosce bene le questioni del Sud e non mi sembra un grande ideologico. Dice: ma come, De Luca aveva detto e aveva reso queste norme meno stringenti sull'abbattimento delle case abusive, aveva anche ironizzato sul fatto che doveva venire in campagna il genio militare. E poi dopo, il giorno dopo il terremoto in cui cadono le cause chiaramente abusive a Ischia, beh, insomma, De Luca fa il duro. E insomma, 2 volti per il De Luca raccontato da De Marco sul Corriere della Sera, che non è male. Beh, poi Stella oggi, io non amo molto i suoi pezzi, ve lo sapete, però alcuni numeri lui li dà e gli altri non li danno. Su 2.922 ordinanze di demolizione a Ischia ne sono state fatte 22, su 2.922. Forse i magistrati avranno sbagliato qualche volta nelle ordinanze di demolizioni, ma su 2.922 sono state fatte 22, c'è qualcosa che non regge. Le morte abusive è il titolo forse più sintetico e più castico di oggi. La scossa, come abbiamo capito, è lieve rispetto a quello che ha prodotto. Ci sono tutte le ricostruzioni dei VIP che vanno nell'isola, e poi la grande ricostruzione del 1883, in cui morì tra gli altri 2600 persone. Oggi ne sono morte 2 o 3, insomma niente rispetto alle 2600 persone, mi sembra che insomma, migliaia di persone che morirono nel 1883, tra cui i 2 genitori di Benedetto Croce, e che oggi alcuni giornali ricordano quanto l'influenza di Benedetto Croce sia
stata determinata da quella tragedia che lui ha avuto da giovane. 64.000 abitanti, dice Franco, a Ischia, 42 metri quadrati, giunte e sesinte. Insomma, racconta un po' la situazione di Ischia, adesso uno dei nostri lettori. Sulla questione l'unica cosa che mi va di ricordare, e alcuni giornali oggi la fanno, è che cosa è successo dopo un anno dal sisma vero, grosso, drammatico, e quello sì, difficilmente, cioè difficilmente, bisognava ricostruire borghi medievali, non casette degli anni 70 di Amatrice e delle zone limitrofe. Beh, molti di quegli terremotati, nonostante Vasco Errani, o forse grazie a Vasco Errani, sono ancora nelle condizioni di il giorno dopo il drammatico 24 agosto di un anno fa, in cui sono crollate le loro vite e le loro case. Due cose ancora vi vorrei parlare oggi. È l'attacco di Barcellona. Beh, insomma, quando gli attacchi di Barcellona, come tutti gli attacchi terroristici, il primo giorno tutti leggiamo tutto, e nei giorni che seguono, dove sono i giorni più interessanti, si legge di meno. Ma oggi ci sono delle cose clamorose, sull'attacco di Barcellona. Insomma, dal primo cosiddetto pentito, credo a poco al suo pentitismo, uno di questi è stato scaramentato dalla villetta che è esplosa ad Al-Kanar, e mi sembra che si chiami così il villaggio in cui è esplosa questa villetta, e sta iniziando a parlare e dice che l'imam che era affiliato all'ISIS, che era molto vicino all'ISIS, si voleva sacrificare nella Sagrada Famiglia, e di questo ne abbiamo parlato, e che proprio dopo, e questa è la sostanza di quello che vi sto dicendo, che proprio dopo lo scoppio di questa villetta, dove c'erano 160 bombole, un numero di bombole che avrebbe fatto dei disastri in qualsiasi parte della Spagna, questo era il loro progetto. Siccome questa roba qui non funziona perché scoppia la villetta, la cellula in maniera un po' disordinata cerca di fare quello che abbiamo visto con i 15 morti che ha procurato. Ma qual è la sintesi di quello che si scopre oggi? Beh, scopriamo oggi intanto che era una cellula organizzata, e quindi questa era una cosa molto seria, anche se è finita in tragedia inferiore rispetto a quello che ci si potesse attendere. Seconda cosa, questo imam era stato espulso, un magistrato nel 2014, con un decreto del 2014, un magistrato l'aveva reintegrato, si capisce bene oggi dal giornale, come profugo, come rifugiato, un rifugiato che ci ha fatto un mazzo così e stava uccidendo gli spagnoli. Stiamo attenti a dare la patente di rifugiati a degli imam che vengono espulsi con decreti di espulsione e poi che vengono tenuti in patria. Ogni paese, insomma, verrebbe da dire infelice a modo suo. In più, l'altra cosa incredibile che si viene a capire è che questo contesto è il classico contesto in cui non si vuole vedere, non si vuole riconoscere quello che avviene, perché vi faccio un esempio: questa villetta che va a 18 ore prima degli attentati esplode, beh, i cosiddetti MOS, cioè la polizia locale catalana, non avevano comunicato nulla ai servizi centrali di sicurezza che quella era probabilmente una cellula terroristica che era andata in frantumi, ma quella era un'informazione fondamentale per evitare che si creassero dei pasticci, e loro non gliel'hanno detto. Quindi si intreccia nel multiculturalismo, nella stupidaggine buonista, anche la follia autonomista. Bisogna bene ricordare la follia autonomista di questa regione, per la quale la loro polizia locale, proprio per questa follia autonomista, secondo i giornali di oggi, non voleva rendere edotta la polizia centrale di quello che stava avvenendo. Ecco, in tutto questo scenario, ieri Brugnaro al meeting di Comunione e Liberazione dice, se la frase è questa: se uno si mette a correre in piazza San Marco urlando Allah Akbar, noi lo abbattiamo. Un anno fa dicevo che dopo 4 passi l'avremmo abbattuto, quest'anno dopo 3 passi. Allora è ovvio che il sindaco Brugnaro non può abbattere nessuno, neanche i suoi vigili urbani possono abbattere nessuno che corra in piazza San Marco, ma il senso di quello che dice Brugnaro è un senso che io condivido al 100%. Ha detto una cosa sacrosanta, e oggi il predicozzo, che per una volta secondo me è completamente fuori linea, gli fa Dario Di Vico sul Corriere della Sera, che era evidentemente l'inviato del Corriere della Sera al meeting di Comunione e Liberazione, oggi fa un po' di pezzo,
pezzi di Diario di Vico, tra cui questo commento, la gaffe di Brugnaro e anche poi di Nardella, non sono gaffe. Ha detto una cosa che non si può forse dire nelle redazioni dei giornali, e questo è sbagliato che non si possa dire, perché nelle redazioni dei giornali si dovrebbe dire che se uno urla Allah Akbar, dopo quello che abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, nelle nostre città, bene, la polizia gli spara urlando Allah Akbar con un coltello, perché purtroppo gli ultimi che hanno urlato Allah Akbar nelle piazze hanno una dose fortissima di possibilità di terrorismo. Allora è ovvio che non lo si abbatta sparandogli un colpo qua, lo si ferma, lo si mette in carcere, si vede che cosa sta facendo. Cioè, ha detto Brugnaro, non ha fatto una gaffa, ha detto una cosa che tutti quanti noi pensiamo, e che bisogna un pochino stare attenti a dire Allah Akbar correndo in una piazza italiana, così come in una Ramblas spagnola, perché sennò facciamo come il sindaco di Barcellona, che ha detto che le barriere non servono a niente, perché non è con le barriere che si ferma il terrorismo, ma anche senza barriere non si ferma il terrorismo, dando i bacetti al multiculturalismo. Bellissimo il ritratto a proposito della sindaca di Barcellona, fatta da Bracalini oggi sul giornale, che racconta il curriculum incredibile da centri sociali del sindaco più a sinistra del mondo. Ultima cosa, ne vorrei parlare di più ma non ho tempo, riguarda le due follie demagogiche di questo governo, diciamolo chiaramente. Il primo è il lavoro ai giovani, cioè il lavoro ai giovani si fa per decreto. Qual è il problema? Che i giovani c'è il 35% di disoccupazione. Come facciamo a risolvere il problema? Facciamo un bel decreto in cui i giovani troveranno un lavoro. E cioè, come si trova il lavoro? Defiscalizzando i lavori. Allora io chiedo al governo, se tu defiscalizzi i lavoratori fino a 29 anni, ci sono tre problemi. Primo problema, sai quanti sono i lavoratori fino a 29 anni che sarebbero interessati da questa cosa? 300.000 persone. Niente rispetto alla disoccupazione. Quindi anche se venissero assunte tutte, non verranno mai assunte tutte, tu non hai risolto il problema della disoccupazione giovanile, e in più non hai risolto il problema della disoccupazione in Italia, che mi sembra il problema, non che ci sia una categoria sociale, giovani, anziani, vecchi, meno vecchi, anzi i vecchi oggi non trovano lavoro quando vengono esodati per sempre. Quindi io direi, prima questione, i numeri bassissimi. Seconda questione, il lavoro si fa attraverso la leva fiscale, ma attraverso chi deve assumere? Certo, ma deve essere con una prospettiva di tempo. Secondo voi uno si assume una persona soltanto perché c'è un vantaggio fiscale, posto che poi deve comunque pagargli uno stipendio se non ne ha bisogno? Cioè è evidente che deve prima aver bisogno di una persona e poi dopo l'assume, e lo assume tanto più facilmente, tanto più facilmente riesce a pagarla poco, ovviamente rispetto a quello che costa, rispetto alle tasse che deve pagare in Italia, è del tutto evidente, ma bisogna prima trovare il posto di lavoro, bisogna prima crearlo quel posto di lavoro, se no per quanto mi dia uno sconto fiscale io non ci faccio nulla. Terza identica questione, questa è evidentemente la classica operazione anti-Movimento 5 Stelle, siccome il Movimento 5 Stelle prende molti voti tra i giovani, si pensa che con questo annuncio si possa rimediare a quello che il Jobs Act non ha fatto, e cioè ha liberalizzato il mondo del lavoro, e come tutti i decreti e come tutte quante le leggi non può magicamente trovare il posto di lavoro, ha creato le condizioni, se dovesse riprendere l'economia che non ha ancora ripresa, perché si crei lavoro. È difficile da dire questa cosa? Secondo me, ovviamente, per un governo che vuole cercare di sconfiggere a tutti i costi e con tutte le armi il Movimento 5 Stelle è impossibile. L'ultima cosa, si commenta da sé, la Fedeli vuole l'obbligatorietà della scuola fino a 18 anni, fantastico oggi il titolo di Libero, la Fedeli vuole che tutti studino più di lei, e in maniera un po' più seria, non che non sia serio Libero, ma diciamo più documentata, Stefano Zecchi sul giornale ci spiega la cagata di questa proposta della Fedeli, il ministro che pensa più ai professori, ai lavoro dei suoi dipendenti, 2 milioni di dipendenti, che agli studenti che dovrebbero essere il centro di ogni riforma scolastica. Ragazzi, un saluto e noi ci vediamo domani. Ciao!